godiamoci un po' di immagini che ti riguardano e che ti hanno consacrata. Miglior attrice 2010, protagonista, signore e signori, per il film La prima cosa bella, Michela Ramazzotti! Accorgi che sto per là, se non urlo manco me vedi, te non me vedi cazzo, non me vedi cazzo, manco d'accorgi che... Me, I'll take a laughter in her cheeks. Devo diventare una ballerina. Sì. Ero brava, sa. The meaning of my life is she. Adesso dove vai? Non lo so. In un posto per stare meglio. Così poi un giorno ci si rincontra, no? Michela, a noi piace molto il fatto che tu abbia scommesso su un certo tipo di donne e che porti proprio sul grande schermo la storia, la vita, ma anche il trauma, il dramma, no? Che queste donne, le ferite che queste donne si portano dentro. Cosa le lega? Dicelo tu. Beh, le lega il fatto che sono tutte donne un po' storte, inattrezzate, no? Alla vita, al vivere, alla... quello che capita nel percorso, insomma, sono donne che vivono sempre una condizione un po' subalterna, in qualche modo poi la donna la vive continuamente, la condizione subalterna, quindi mi è sempre piaciuta, insomma, mi è capitato per caso di interpretare personaggi così all'inizio, ma poi l'ho sempre cercati, mi piacciono, ogni tanto mi stanno un po' troppo appiccicati, dico andate a fare un giro, però sono molto affezionata, preferisco sempre portare sicuramente donne che sono alla ricerca di un'emancipazione che donne che già sono emancipate, perché comunque il percorso è lungo, non è che si nasce già pronto, certo, con la forza e certo, la determinazione, però in genere mi attraggono di più. Ma anche per questo Anna Magnani ha detto che era diventata attrice, no? Per una lacrima di più e per una carezza in meno ricevuta nella culla. Questo tempra molto. No? Il lavoro di attrice invece tu l'hai vissuto, ho letto, come una sorta di riscatto. Riscatto da cosa? Ma sai, innanzitutto un riscatto un po' casuale, perché poi ero una ragazza cresciuta in un quartiere dove avevo voglia di innanzitutto di andare a vivere a Roma, nella grande città. Io vivevo nella periferia, in un quartiere che però mi stava probabilmente stretto, perché avevo voglia appunto di andare a visitare, a vedere il cinema, a visitare i musei, a vedere le grandi opere di Caravaggio, dato che siamo qui per l'ombra di Caravaggio che sta nei cinema in questo momento. Io facevo il liceo artistico, quindi avevo proprio voglia di esplorare musei, vedere monumenti, di vedere la mia città, insomma, dove ero nata, perché quando poi vivi in periferia in qualche modo è come quando vieni da un altro paese, non è che cambi molto vivere in un paesino della Sicilia o in un quartiere o quartieraccio di una zona di Roma, sei sempre comunque limitato, quindi non volevo essere limitata, volevo essere libera, volevo andare nella grande città. E questa libertà te la sei più che guadagnata. Allora, guardiamo questa DLS, questa immagine, perché il fatto che Michela interpreti donne che hanno un certo profilo, a me, a parte che suscita grande ammirazione, ma anche nell'ultimo film, Il Colossal Caravaggio, di cui adesso parliamo, è importante che chi ci sta guardando da casa possa memorizzare il volto del suo personaggio. Elisabetta, tirami fuori la Madonna dei Pellegrini. Eccola lì. Che tutto immagineresti nel vederla in questo modo, tranne che lei fosse? Lena Antonietti. Lena Antonietti è stato un incontro meraviglioso, quello che racconta Michele Placido nell'Ombra di Caravaggio.
quando Caravaggio, che frequentava clochard, disperati, gente inattrezzata, gli ultimi degli ultimi, a un certo punto vede passare questa donna con un bambino in braccio, e già grandicello, le va incontro e lei vede quest'uomo, subisce il fascino, chi non, proprio lei è rimasta affascinata da questo uomo che la prende, la fa girare intorno a sé, la guarda, la porta a bottega e ne diventa una Madonna. Tant'è che era una Madonna scandalosa, perché erano, insomma, il bambino nelle opere nella Madonna della Serpe, nella Madonna dei Pellegrini, molto più grande dell'età in cui di solito Gesù viene, esatto, rappresentato. E poi queste donne con questi davanzali rinascimentali molto più scoperte, molto più, ecco, irriverenti, molto più carnali, con questo gioco di luce e di ombra molto, molto potente, molto forte, questa libertà, questa sensualità, questo erotismo che portava Caravaggio e che nel film di Michele Placido c'è la carne, ci sono i corpi, c'è il nudo, dobbiamo aver paura dei nostri corpi, della libertà, della sensualità e dell'erotismo. Queste sono delle cose che fanno parte di noi, della nostra vita, e sono la spinta, perché noi siamo degli animali, non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Vediamo un'anticipazione dell'ombra di Caravaggio. Fermatevi, vi devo parlare. Non posso, ma aspetto. Non sono io che vi aspettavo. Tua mamma piglia Paolino. Ma siete voi? Io vi conosco. Siete il Caravaggio, il grande pittore. In persona? Oh mio Dio. So parecchie cose su di voi. Per esempio? Per esempio che ho avuto 100 donne, è vero. E voi? Da quanti uomini vi siete andati a cavalcare? Di molti più di 100. Ora con la vita ho smesso. Oddio, ma come mai? Mi danno in sposa. A chi? Mi leva dal mestiere. Siete innamorata? Non serve mica amarlo. Una donna promessa sposa che però prima faceva la prostituta. Sì. E che a un certo punto sulla sua strada incontra Caravaggio e fa girare la ruota, ma la consegna anche ai posteri in questo modo. Qui sì. Un tuo bellissimo primo piano, un film in costume, un vero e proprio colossal, possiamo un dire. Un colossal co-prodotto con la Francia da Federica Luna Vincenti, ed è un film che uscirà il 28 dicembre in Francia. Ora è nelle sale, sta andando bene, insieme a un altro film italiano di Roberto Andò. E poi uscirà in 28 paesi, quindi sarà una grande distribuzione. Tu alla regia quando debutti? Io ho già debuttato. Perdonami. Ho già finito. E con Felicità? L'ho già, sì, Felicità è già finito. Quindi dovrà uscire l'anno prossimo. Quindi insomma, il debutto 2000, per noi arriva l'anno prossimo. 2023, sì. E cosa poi c'è? Ne verrò a parlare. Cosa c'è in questa felicità per te, Micaela? In questa ricerca della felicità? La felicità è una parola, insomma, che nel mio caso è beffarda, quindi... però allo stesso tempo è la felicità, quando capita, anche la riconosci, perché è impercettibile, arriva quando meno te l'aspetti e dura poco. Noi siamo qui in attesa di vederlo, questo film. Ti ringrazio di essere venuta a Ruota Libera. Grazie a te. Di aver fatto girare la ruota con noi oggi per ricordare un appuntamento con la storia, con l'arte e con il cinema. Noi, se volete, ci vediamo domenica prossima. Grazie. Grazie.